pomeriggio anche da parte mia, sono Alessandro Tedeschi, mi occupo di illuminazione e di sicurezza e appunto andremo a vedere insieme la prima parte di questo intervento. E in particolare vedremo un primo step della prima parte, sarà dedicato agli aspetti tecnici normativi e quindi un po' la parte, chiamiamola, legislativa, abbinata alle norme e un po' alla tecnica di base, i fondamenti, e poi a seguire una parte di soluzioni in funzione un po' di quello che appunto andiamo a vedere come è richiesto dalle norme e leggi. Allora, ok. Prima slide, direi che ormai sta diventando storica, però sempre di attualità, per fare l'introduzione di questo argomento, ed è il per cosa si intende l'illuminazione d'emergenza e con l'illuminazione ausiliaria che interviene quando viene a mancare quella ordinaria, quindi è un'illuminazione che rimane sempre operativa in caso di mancanza rete, di blackout, interviene automaticamente. Io la chiamo un po', facendo un parallelismo sul mondo automobilistico, il sistema antibloccaggio delle ruote, quindi un po' l'ABS in particolare. Noi in tutte le automobili abbiamo questo dispositivo, quasi nessuno lo sa, e comunque quando siamo appunto chiamati a fare una frenata di emergenza, lui ci dà una mano e interviene in modo automatico. E io vedo un po' così questo parallelismo, perché anche l'illuminazione di sicurezza viene spesso e volentieri così, insomma, un po' non conosciuta da maggior parte, diciamo, delle persone, però se è operativa, e dopo vedremo un po' tutte le particolarità, e in condizioni di emergenza, quindi di mancanza di energia, di funzionamento di dimensione di ordinaria, interviene e garantisce che cosa? Innanzitutto il primo obiettivo è garantire e consentire l'esodo sicuro in queste condizioni di emergenza, situazioni pericolose. E altro aspetto che viene spesso, diciamo così, non trascurato, o perlomeno non ci si rende conto finché non ci si trova nelle condizioni di emergenza, di evitare il panico. Quindi questo è molto importante da tenere in considerazione, perché poi come tutte le cose che capitano ogni tanto, quindi insomma un po' l'emergenza, un po' il blackout, ci si rende conto magari dopo, quando può essere tardi, e quindi è meglio in questo caso prevenire e per evitare il panico. Viene regolamentato da leggi, decreti ministeriali e normative tecniche di riferimento. In particolare l'aspetto normativo è un po' quello che si vede adesso nella slide, quindi le norme principe sono la UNI N1838, la CEI N50172, poi abbiamo la UNI CEI 11222, che si occupa prevalentemente o fondamentalmente delle procedure di verifica e manutenzione, e poi abbiamo delle norme di costruzione, quindi che impiantisticamente a livello di progettazione, impianti, non vengono così considerate perché sono appunto riferite al prodotto, però è bene che il progettista sappia che i prodotti che va a installare abbiano questi richiami, perché poi sono appunto norme che prescrivono particolari accorgimenti per poter lavorare in condizioni di emergenza. Quindi è la norma 6598-222, che in un qualche modo è la particolarità emergenza della 6598-1, illuminazione ordinaria, quindi degli apparecchi di illuminazione, e la CEI N50181, che si occupa fondamentalmente dei sistemi di energia centralizzata, quindi i cosiddetti soccorritori UPS, con obiettivo particolare, quindi esclusivo, dell'emergenza sicurezza. Parallelamente
A livello nazionale sono presenti diverse, e come vedete nella slide, diversi leggi, decreti, e in questo caso specifici per destinazioni d'uso, quindi come vedete c'è un discorso del pubblico spettacolo, attività commerciali, scuole, e queste vengono definite anche un po' così dai professionisti le regole tecniche verticali, perché come vedete sono specifiche per destinazione d'uso. E quindi ogni diciamo, destinazione d'uso, dove ovviamente ci sono delle esigenze un po' particolari da tenere in considerazione, nel tempo è stata generata questi decreti, queste regole tecniche verticali. Poi per tutte le attività che non sono normate, diciamo, da queste regole tecniche verticali, e poi vedremo una sfumatura che sta prendendo sempre più piede, esiste il DM 3 agosto 2015, il cosiddetto codice prevenzione incendi CPI. È stato aggiornato ultimamente con il decreto 1810-2019 e in particolare per quello che ci riguarda è il che nel capitolo S4, che appunto si occupa dell'esodo, viene richiamato innanzitutto che deve essere impiantisticamente, deve essere considerato un impianto di illuminazione di sicurezza, e dove viene richiamato un illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, e deve essere conforme, perché come al solito una cosa sufficiente non ha diciamo così, un riferimento chiaro e tangibile, viene richiamata la norma UNIN 1838, la quale l'abbiamo visto un po' è quella che si occupa prevalentemente di illuminazione di sicurezza, in particolare della progettazione. E come vi dicevo un po', negli ultimi anni, diciamo da quando è uscito il decreto, il nuovo CPI, che poi diciamo veniva chiamato nuovo CPI nel 2015, quando è uscito tra agosto 2015, poi nel tempo ha perso un po' questo suffisso del nuovo CPI, è il CPI, però il mondo dell'antincendio praticamente si è praticamente arricchito di nuove regole tecniche verticali, quindi se vogliamo quelle che abbiamo visto nella slide precedente le possiamo definire regole tecniche verticali vecchie, o perlomeno diciamo così non aggiornate ultimamente, e in abbinamento al CPI, quindi 3 agosto 2015, sono state emanate questi decreti che vedete appunto per gli alberghi 98/2016 e così via, che si possono utilizzare per fare l'ingegneria antincendio per queste attività. Quindi fondamentalmente attualmente si può progettare con le regole tecniche verticali vecchie o quelle che abbiamo visto un po' prima, e le regole tecniche verticali che stanno uscendo, come vedete un po' dalle date, dal 2016 a ultimamente 2020, quindi a luglio quella più aggiornata, per appunto avere la possibilità di fare questa doppia, il progettista può scegliere di progettare secondo le regole tecniche vecchie o questa nuova tipologia con regole tecniche nuove e abbinate al CPI, quindi al codice prevenzione incendi. Particolare da tenere in considerazione che non è cioè diciamo si possa usare o il sistema vecchio o il sistema nuovo, chiamiamolo, e comunque non si può fare un'applicazione parziale del codice prevenzione incendi. Vi spiego meglio, il concetto è che in certe circostanze può essere più vantaggioso, magari a livello impiantistico, a livello economico, applicare una porzione del codice prevenzione incendi e un'altra porzione delle vecchie tecniche, regole tecniche verticali. Questo non è possibile, o si applica tutto il vecchio o si applica tutto, diciamo, il nuovo. Fondamentalmente adesso il discorso sarà che piano piano le regole tecniche verticali vecchie andranno piano piano abrogate, come per esempio vedete riguardo delle autorimesse, che è diciamo così in colore rosso, perché proprio la vecchia tecnica regola
dell'86, se ricordo bene, praticamente a giorni, a mesi, nel giro di un mese viene abrogata, e quindi l'ingegneria antincendio per le autorimesse la si può fare solo con regola tecnica verticale nuova più CPI. Poi, oltre ai decreti ministeriali antincendio che abbiamo appena visto, l'illuminazione di sicurezza è richiamata anche dal decreto legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare quello che conosciamo tutti, il 8108, dove praticamente viene richiamato un po' l'aspetto che deve essere, per generare sicurezza negli ambienti di lavoro, sempre l'impianto di illuminazione di sicurezza. Quindi, detto un po' questa prima parte, possiamo dire che un impianto efficace prima deve essere pensato, progettato, poi installato e collaudato in modo corretto in base alle esigenze impiantistiche, in base a ciò che appunto deve assolvere, poi in modo, diciamo così, ultimo ma non per importanza, deve essere controllato periodicamente. E sull'aspetto del controllo periodico dopo entreremo un po' più nel dettaglio con appunto la norma che abbiamo visto prima, la 11.222. Andiamo avanti, entriamo un pelo a vedere come la 1838 definisce l'illuminazione d'emergenza. In particolare, l'illuminazione d'emergenza a sua volta si splitta in due tipologie, in due macro tipologie di illuminazione: l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione di riserva. L'illuminazione di riserva praticamente è l'illuminazione che non è regolamentata da norme e leggi, come abbiamo visto prima, ed è quell'illuminazione che ci permette di portare avanti le attività produttive o, diciamo così, che sono in corso, a mancare dell'illuminazione ordinaria. Invece, quello che a noi ci interessa stiamo entrando approfondendo nei vari dettagli, è l'illuminazione di sicurezza, che a sua volta viene divisa in illuminazione delle aree antipanico, illuminazione delle vie di esodo e illuminazione dell'area d'alto rischio, e in particolare viene anche già anticipato, e dopo ci torneremo sopra con ulteriori slide, l'aspetto che le vie di esodo, oltre a essere illuminate, devono anche essere segnalate. E qui possiamo vedere un esempio dove in questa struttura, questo pubblico spettacolo, una volta definito le uscite di sicurezza, poi tutto ciò che raccorda un po' la parte, diciamo così, in questo caso dalla platea all'uscita di sicurezza, sono le vie di esodo, poi tutto ciò che è incluso nelle vie di esodo sono le aree antipanico. Quindi occorre illuminare un po', fare luce nella parte antipanico, perché lo spettatore può alzarsi e arrivare, diciamo così, alle vie di esodo, e poi dalla via di esodo si raggiungono le uscite di sicurezza e di conseguenza il luogo sicuro. Poi qui praticamente vediamo velocissimamente un po' i decreti che abbiamo visto prima, quelli specifici per destinazione d'uso, in particolare abbiamo cominciato a definire un po' le regole tecniche vecchie, tra virgolette, e qui vedete che c'è un po' di diverse specifiche in base un po' all'attività, in base un po' alla destinazione d'uso. Troviamo i 5 lux, i 10 lux, l'ora e mezzo, un'ora, e quindi diciamo in questo caso c'è un po' tutto una varietà di richieste dai decreti che con l'entrata in vigore, o perlomeno con la nuova tipologia di approccio che c'è con la regola tecnica verticale nuova e il CPI, questo dovrebbe essere abbastanza uniformato ai valori richiamati nella norma 11.1838, che la vediamo in questo caso, e in particolare sono i 0,5 lux illuminazione antipanico e un lux per le vie di esodo, e di solito perché poi ci sono qualche volta delle variazioni di obiettivo, l'autonomia è un'ora.
Un aspetto molto importante da tenere in considerazione, che un po' abbiamo anticipato nella slide di come viene suddiviso l'illuminazione d'emergenza nella 1838, è l'aspetto che occorre illuminare per garantire i corretti illuminamenti delle aree antipanico e percorsi di fuga, quindi con un apparecchio che fa luce, che genera, illumina ciò che noi andiamo in qualche modo a pestare, e contemporaneamente deve anche essere presente un sistema di segnalazione che ci permette di andare verso il luogo sicuro, quindi sapere, vedere dove sto camminando, ma anche la direzione giusta per evitare di tornare indietro oppure non andare nella zona più sicura. Qui possiamo vedere un po' le ubicazioni degli apparecchi, in particolare vedete anche che anche i sistemi di antincendio, quindi tutti quei dispositivi come estintori, idranti e pulsanti antincendio e dispositivi di pronto soccorso devono essere illuminati perché in condizioni di emergenza così possono essere utilizzati. E infine una cosa che spesso e volentieri viene disattesa è illuminare all'uscita, l'uscita esternamente dall'uscita di sicurezza. E questo ci permette un po' di avere, oltre l'uscita di sicurezza, quindi verso il luogo sicuro, un illuminamento per evitare che poi, appena mettiamo il piede fuori dalla struttura, cadiamo nel buio e quindi ci fermiamo un po' a cavallo dell'uscita. Particolare che è abbastanza noto, viene ripreso e un po' in tutte le presentazioni perché continua a essere presente, se devo essere sincero, sempre meno, però continua a essere presente, e in particolare il discorso che l'illuminazione, quindi l'apparecchio di illuminazione, deve essere caratterizzato viene caratterizzato da un flusso luminoso e l'unità di misura corretta è il lumen. Parallelamente l'apparecchio, il dispositivo di segnalazione viene caratterizzato da una massima distanza di visibilità, la cui unità di misura corretta è il metro. Quindi il concetto di, certe volte si vedono ancora nei capitolati, gli apparecchi caratterizzati con delle unità di misura come sono i watt, questo non porta poi a avere un chiaro, caratterizzazione dell'apparecchio, e spesso poi dopo mancano dei parametri manca fondamentalmente la luce per illuminare correttamente. Qui vediamo la particolarità che se il segnale è retroilluminato, ha, chiamiamolo così, un potere illuminante, o meglio è possibile essere visto a una distanza doppia rispetto al semplice cartello. E quindi anche questo è abbastanza importante perché, come vedete, se mettiamo dei segnali retroilluminati, la distanza di visibilità raddoppia, e quindi, oltre ad essere più efficace, perché secondo me è anche più visibile, però mettiamo meno dispositivi e nello stesso tempo possiamo metterli di dimensioni più ristrette, più contenute, per poi migliorare il discorso estetico. Qui vediamo l'aspetto dei nuovi pittogrammi, che anche questi è un po' che sono già diffusi perché la ISO 7010 è già diversi anni che ha preso un po' il posto oppure si è parallelata, si è abbinata al decreto 8108, dove appunto ci sono degli allegati dove c'è la segnaletica, e qui la 7010 è la segnaletica col pittogramma, dove sono state introdotte anche figure diverse indicazioni, quindi la freccia con orientamenti per rendere più chiaro la via di esodo, come possono essere quelle inclinate a 45 gradi. Qui vediamo un po' di segnaletica definita di insicurezza, quindi non sicura,
e vedete che quando la segnaletica o c'è troppa segnaletica oppure non è ben chiara, poi alla fine, quando è, diciamo così, deve essere vista, genera confusione e quindi non raggiunge l'obiettivo per cui è stata installata. E questo, il nostro consiglio è quello di mettere un apparecchio e non un apparecchio, un cartello, un altro cartello, perché chi passa monta diciamo così, dispositivi man mano che incontra, e poi dopo le vie di esodo diventano molto poco univoche. Qua vedete per esempio in questo mega parcheggio, in questo settore dove è stato contraddistinto con il colore verde, diciamo così, dei pilastri, che poi a sua volta il pittogramma si mimetizza alla perfezione, quindi automaticamente non è più visibile e non fa, diciamo, il suo mestiere di indicare la via di esodo. Parallelamente, sempre in strutture, in questo caso abbastanza grandi, la segnaletica è confusa, è offuscata, diciamo così, in mezzo ad altri cartelli, dove ovviamente c'è più interesse che vengano visti, però poi quando serve capire dov'è la via di esodo, alla fine l'utilizzatore non, diciamo, non la vede in modo corretto. Ecco, detto questo, come vi anticipavo prima, andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio l'aspetto delle verifiche e manutenzioni periodiche, che cosa si intende per illuminazione, cioè verifiche e manutenzioni. Allora, il primo caposaldo è che l'impianto di emergenza è sicuro se vengono effettuate verifiche periodiche e manutenzioni programmate. Quindi abbiamo visto che esistono leggi che obbligano al controllo, e dopo, fra l'altro, ci sono due richiami abbastanza diciamo così, univoci, e questo anche per evitare che chi, magari qualcuno dice, ma sai, le verifiche sono regolamentate da una norma, la norma non è obbligatoria, quindi non faccio le verifiche. In realtà la norma entra nel dettaglio, diciamo così, specifico e puntuale di come devono essere realizzate le verifiche, ma comunque a monte c'è una legge, ci sono più leggi che appunto fanno il richiamo e obbligano di conseguenza al controllo periodico e mantenere gli impianti mantenuti. E un piccolo remark che magari ci permettiamo di fare è proprio, essendo che la parte, diciamo così, di verifiche e manutenzioni è a seguito dell'installazione, quindi è un po', diciamo così, la parte dove che viene svolta durante l'utilizzo della struttura, è buona norma, è molto importante prevedere, capitolato in fase di progettazione, queste attività, così poi in un qualche modo vengono anche gestite fin da subito un aspetto più regolare. Qui vi dicevo le leggi che richiamano in particolare questi aspetti di controlli periodici mantenuti e di manutenzione, decreto 10 marzo 98, poi sempre nell'81-09 che dicevamo, 08 che dicevamo prima, l'articolo 64, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti e dispositivi di sicurezza destinati all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione, quindi anche nell'81-08 c'è un richiamo e quindi è una legge, fra l'altro è un decreto legislativo. Poi anche all'articolo 80 c'è sempre un richiamo alle procedure d'uso e manutenzione, quindi praticamente possiamo dire che non è solo, come vediamo in questa slide, le verifiche e manutenzioni richieste e considerate da delle norme, ma prima ci sono anche delle leggi. E qui le norme sono la CIN 50-172 e in particolare tutta italiana è la UNICEI 11-222, chiamiamola così, con la codifica UNI, oppure la stessa norma è con la codifica CEI e la CEI UNI 34-132. Quindi se diciamo così uno ha più accesso per esempio al mondo CEI come consulta delle norme, può tranquillamente andare a verificare
a studiarsi la 34132, e questa è con il codice CEI. Responsabilità di chi deve, responsabilità delle manutenzioni. Allora, qui poi possiamo vedere chi gestisce edifici aperti al pubblico come ambienti lavorativi, strutture collettive, scuole, ospedali e quant'altro, è responsabile della sicurezza degli occupanti. Quindi il soggetto avente la responsabilità giuridica deve assicurare che l'impianto di illuminazione e segnalazione di emergenza sia verificato e mantenuto periodicamente, come abbiamo visto da questi richiami legislativi. E in caso di inadempienza, il titolare o gestore si espone alla chiusura dei suoi locali e anche alla perdita economica per il mancato utilizzo, e si possono aggiungere sanzioni penali. Quindi l'aspetto che di non fare manutenzione, quindi di non mantenere regolarmente funzionante il sistema di illuminazione di sicurezza, perché magari uno dice ma tanto poi il blackout viene una volta l'anno, tanto poi quando viene magari domenica non c'è nessuno dentro la struttura, non è proprio così, così semplice e così indolore la cosa. Entriamo velocissimamente nell'aspetto delle verifiche periodiche, in particolare la norma 11.222 suddivide le verifiche in tre tipologie: la verifica generale, la verifica di funzionamento e la verifica dell'autonomia. In particolare, la verifica generale consiste in operazioni che consentono la valutazione dell'efficienza complessiva degli apparecchi di sicurezza e, diciamo, dell'impianto di sicurezza, quindi dove è presente apparecchi autonomi verrà verificato un po' l'aspetto dell'apparecchio e dove sono presenti apparecchi con energia centralizzata anche l'aspetto dell'UPS barra soccorritore. Qui la norma, come vedete, c'è scritto verifica generale annuale. La norma ovviamente dà un limite minimo o massimo, dopo dipende un po' dalla periodicità, chiamiamo la massima di un anno in questo caso, fermo restando che c'è anche questo da dire, che la norma 11.222 praticamente viene applicata a strutture con qualche lampada, quindi strutture direi piuttosto piccole, a strutture molto molto grandi, molto estese, con anche migliaia di lampade. Quindi da qui la cadenza, diciamo, annuale può essere ovviamente ridotta a magari qualche mese, perché appunto in base al tipo di impianto, in base un po' all'importanza dell'impianto, poi è giusto verificare più spesso, fare più spesso le verifiche. In particolare, come dicevamo prima, la verifica di funzionamento. In questo caso vedete che la periodicità è già diciamo così più frequente, perché estesa a un aspetto semestrale, che comunque può essere sempre molto per certi tipi di impianti, e qui in un qualche modo andiamo a vedere le operazioni che consentono la valutazione del corretto funzionamento dell'impianto. Quindi si va a accendere gli apparecchi, si va a vedere se si accendono e quindi che sono potenzialmente operativi. E in questo caso, per esempio, proprio nella norma stessa viene anche specificato che per alcuni punti, quindi le verifiche diciamo così, che l'apparecchio si accenda di questo tipo, nel caso, come vedete nella slide della parte inferiore, nel caso di impianti con sistemi di verifica automatica, e poi a livello così insomma normativo viene definiti ATS, la verifica consiste nella semplice visione dello stato di appositi indicatori. Quindi cosa si vuole dire? Si vuole dire che la norma 11.222 permette le verifiche a vista, quindi con l'operatore che va fisicamente a vedere se la lampada si è accesa e la lampada sta correttamente funzionando. Però dipende dopo dall'entità dell'impianto, e comunque se sono presenti, che dopo vedremo più nel dettaglio, dei sistemi di verifica automatica, è sufficiente guardare degli appositi indicatori, che potrebbero essere dal semplice LED che muta di colore a delle supervisioni presenti in BMS e centralizzate, dove ho sotto controllo tutto l'insieme dell'impianto, quasi senza girare sull'impianto.
E qui, per finire, verifica dell'autonomia, in questo caso ha una frequenza diciamo annuale massima, e consiste appunto nel vedere l'impianto.